Buongiorno e buona domenica a tutti i telespettatori di Udinese TV. Andiamo a vedere subito quali sono gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dall'Ucraina. L'agenzia ANSA titola in questo momento in apertura: Leopoli nel raid alla base militare, 35 morti. Kiev rapito un altro sindaco. Nella notte c'è stato un attacco missilistico a una base militare vicino a Leopoli, a 25 km dal confine con la Polonia, dove in queste ultime giornate si stanno ammassando migliaia e migliaia di profughi, come vediamo in queste immagini. Tornando all'attacco avvenuto nella notte, come abbiamo letto sull'agenzia, 35 morti secondo le ultime informazioni, e la particolarità di questo attacco è che siamo davvero vicini al confine con la Polonia, al confine con l'Unione Europea e la NATO, 25 km, dicevamo. In mattinata attorno alle 11 sono suonate di nuovo le sirene d'allarme a Leopoli, questa volta in pieno giorno, poi fortunatamente l'allarme è cessato. Tante persone in fuga dalla guerra, e non sempre è facile lasciare il territorio ucraino, lasciare anche la Polonia. Tra le varie storie c'è anche quella della famiglia di Riccardo, un ragazzo di Pordenone che ha denunciato attraverso il suo profilo Facebook le difficoltà che incontra chi arriva oltre confine, in questo caso in Polonia, appunto per effettuare nuovi spostamenti. Nessun aiuto da parte delle autorità locali e visti da richiedere, come se non ci si trovasse in piena emergenza, in piena guerra. Allora andiamo a sentire la testimonianza raccolta da Alice Mattelloni. Sono in Lussemburgo perché i parenti di mia moglie sono ucraini. Lunedì sono riusciti a scappare da Sumy, che è una città a nord-est dell'Ucraina, dopo un viaggio molto estenuante. Una volta entrati in Polonia, è molto difficile in realtà riuscire a raggiungere le proprie famiglie o i propri parenti in giro per l'Europa. Quindi abbiamo organizzato un volo, anzi più di un volo, che inizialmente prevedeva il passaggio per l'Inghilterra per poi arrivare in Italia. E invece l'Inghilterra non li ha fatti entrare, non li ha fatti neanche imbarcare perché non avevano il visto. E di fatto veniva richiesto per Ryanair. Io onestamente ho girato tanto in vita mia per lavoro e sebbene a volte ci siano dei visti da richiedere, ovviamente, però per i voli, per degli scambi aeroportuali di solito questi visti non vengono richiesti. Invece lo Stato inglese chiede comunque un visto per chiunque arrivi in Inghilterra. La cosa, non so se è comica o meno, mi è stato detto proprio dall'operatore aeroportuale che il visto andava richiesto a Kiev in questo periodo. Non so se hanno capito cosa sta succedendo in questi giorni a Kiev, però una persona che scappa dall'Ucraina di certo non può avere un visto con sé. E quindi tutte le persone che devono fare scalo a Londra o Edimburgo per andare in altre zone d'Europa, come il Portogallo o la Spagna, non gli è stato concesso di imbarcarsi nel volo e di fatto hanno perso anche i voli e i soldi. I parenti di mia moglie mi hanno detto che una volta arrivati in Polonia vengono un po' abbandonati a se stessi. Tu ti trovi in un campo di rifugiati, però nessuno ti dà indicazioni di come raggiungere altri paesi. Se vuoi raggiungerli con dei mezzi pubblici o quantomeno gratuiti, devi aspettare almeno 5-6 giorni dormendo per terra. Per scappare da Sumy, in questa città nel nord-est dell'Ucraina, per arrivare in Polonia ci hanno messo 52 ore di viaggio in piedi praticamente. I treni non sono gratuiti, sono anche abbastanza pieni, quindi come io ho scritto su Facebook dove trovi il visto, i rifugiati sono benvenuti, basta che abbiano una Mastercard, che senza soldi in tasca, difficilmente si possono muovere. Adesso ancora storie di chi scappa dalla guerra e in Italia trova condizioni positive ma anche negative. Andiamo a vedere quello che è successo a un pullman che trasportava profughi ucraini, era diretto a Pescara e questa mattina, poco prima delle 7, si è ribaltato sull'autostrada A14 nei pressi di Cesena. Nell'incidente è morta una donna rimasta incastrata sotto il mezzo, che appunto è finito fuori strada senza coinvolgere altri veicoli. Sarebbero rimasti illesi invece gli altri 21 passeggeri, per i quali non è stato necessario l'intervento dei soccorsi sanitari.
E invece una storia di tenore decisamente diverso, più bella, una storia di vita, quella che ha visto protagonista una giovane profuga ucraina che ha dato alla luce ieri in ospedale, nell'ospedale di San Stino, scusate, nell'ospedale di San Donà di Piave, una bimba, Arianna, una bimba che pesa poco meno di 3 kg, è nata alle 12:57 di ieri. La sua mamma, giovanissima, non ancora 20 anni, era arrivata in Italia giovedì dopo essere stata prelevata dalla nonna alla frontiera con l'Ungheria insieme al fratello minore e alla mamma dei due, mentre il papà era stato bloccato al confine. Ragazza è giunta appunto in Italia grazie alla nonna che da 19 anni lavora come badante a San Stino di Livenza. La mamma e la piccola, anche se nata prematura, stanno bene. E dalla nostra regione continuano a partire aiuti verso l'Ucraina. Dalla Listrade, una ditta proprio ucraina con sede a Gorizia, è in partenza oggi un secondo tir contenente aiuti. Si tratta di materiale sanitario, tra cui 6 incubatrici, alimenti e indumenti raccolti anche grazie alla generosità di tanti cittadini e delle aziende della nostra regione e del Veneto. Da domani scatterà la raccolta di nuovi prodotti. Abbiamo parlato con la promotrice di questa iniziativa, Marta Procuda. Sentiamo. Un secondo carico di aiuti per l'Ucraina in partenza dall'Listrade di Gorizia. Cosa avete raccolto? Grazie anche agli aiuti di tutti i cittadini di Comune di Gorizia, del Consolato Onorario di Padova, abbiamo raccolto tantissimo cibo, i medicinali che arrivano anche dalla regione di Veneto, soprattutto da Treviso. Grazie all'ospedale di Padova abbiamo 5 culle incubatrici per i neonati e anche grazie alla protezione civile di Belluno, abbiamo un'altra sesta incubatrice. Una vera e propria gara di solidarietà che ha coinvolto diverse aziende e realtà del territorio. Sì, esatto, tantissime aziende ci hanno contattato, già tante hanno portato gli aiuti qui presso l'Istrada Italia, altri aiuti arriveranno la settimana prossima, poi anche dal punto di vista logistico le aziende locali ci danno un supporto come International Logistic Line di Gorizia, anche di tutti i documenti doganali si occupa R3 Services di Fernetti, quindi grazie a questi partner siamo riusciti a organizzare questo lavoro. Gli aiuti andranno in diverse città dell'Ucraina. Sì, però come primo punto di arrivo sarà la città di Užhorod, che sta vicino al confine con Ungheria e Slovacchia, e dopo da lì verranno distribuiti in tutta l'Ucraina. Certo. Continuerete la raccolta anche la prossima settimana. E in concomitanza con quella che si è svolta ieri a Firenze, anche a Palmanova, si è tenuta una manifestazione per la pace. Sulla facciata del municipio è stata esposta la bandiera arcobaleno. Sentiamo il sindaco. Questa bandiera della pace resterà esposta finché questo conflitto non avrà fine. Io da ragazzo mi ritenevo fortunato perché pensavo che non avrei mai visto sul continente europeo una guerra dal vivo. Invece sono stato clamorosamente smentito. Siamo vicini in questo momento al popolo ucraino che sta soffrendo. Ho avuto molte disponibilità da parte di alcuni cittadini perché mi hanno messo a disposizione appartamenti che non sono abitati. Ho avuto la disponibilità della casa di riposo per 6 posti letto per appunto accogliere questi profughi. Io sono vicino al popolo ucraino e spero ardentemente che questo conflitto abbia fine al più presto. È una speranza che dobbiamo coltivare e cercare di lottare affinché questo avvenga, con tutti i mezzi che sono a nostra disposizione.
Voltiamo pagina adesso e parliamo dei lavori della giunta regionale che ha messo a disposizione 830.000 euro per la promozione del settore agroalimentare. A seguito di una ricognizione dei fondi assegnati ai bandi dove si sono evidenziate delle economie, ha spiegato l'assessore Stefano Zannier, la giunta ha approvato uno spostamento di risorse integrative in modo tale da utilizzare in maniera più efficiente le stesse risorse. Saranno assegnate tramite due bandi, il primo è quello cui si può accedere mediante il pacchetto giovani con una disponibilità complessiva di circa 130.000 euro, il secondo è quello dei progetti di filiera dell'importo di oltre 700.000 euro. L'operazione rientra nel programma di sviluppo rurale 2014-2020, mai come in questo momento, ha sottolineato Zannier, un momento di difficoltà sul fronte di reperimento delle materie prime, è necessario puntare sulle risorse che offrono i nostri prodotti del territorio. Su proposta dell'assessore alla salute Riccardi, invece, la giunta ha approvato in via definitiva il regolamento per la concessione di contributi ad associazioni che realizzano progetti di autonomia personale e di inserimento lavorativo per persone con disabilità. Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dal 31 marzo 2022. Sono complessivamente 100.000 gli euro messi a disposizione dalla Regione. Stessa cifra, 100.000 euro, è stata stanziata anche attraverso la Protezione Civile per realizzare un intervento urgente in comune di Tolmezzo a salvaguardia della sicurezza e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo-Illegio, dove si è verificato uno smottamento che ha coinvolto la sede stradale. Continuiamo con la politica. Ieri sera a Gorizia la presentazione ufficiale della ricandidatura di Rodolfo Ziberna alla carica di sindaco del capoluogo isontino. Una candidatura sostenuta da tutto il centrodestra, da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Progetto FVG e Noi con l'Italia, Autonomia Responsabile. Sentiamo le parole del sindaco al microfono di Francesca Santoro. Quali le motivazioni che l'hanno spinta dopo questi 5 anni che sono stati complicati? Complicati dir poco, sono stati davvero 5 anni duri, difficilissimi, ma certamente anche per gli altri sindaci. Io credo che governare in queste condizioni, con tutto quello che è accaduto, che i telespettatori ben sanno, è stato davvero un'impresa. Mollare sarebbe stato la cosa peggiore. I cittadini si stanno appellando a me, il sindaco non lasci, il sindaco ricandi, il sindaco non molli. Lasciare in questo momento, io credo, rappresenterebbe per loro un tradimento. Una cosa che non posso fare, Gorizia è la mia città, i goriziani sono i miei concittadini, quelli che soprattutto durante la pandemia ho sentito vicino e io ho voluto essere vicino a loro. Abbiamo tante cose cantierate, progettate, per le quali abbiamo già individuato le risorse, perciò lasciare in questo momento sarebbe davvero la cosa peggiore. Ho avuto il consenso, l'insistenza da parte dei leader regionali del centrodestra, che perciò oggi mi hanno confermato la loro stima, apprezzamento e fiducia, dove il centrodestra corre compatto, ha dimostrato a Trieste come a Pordenone, come è accaduto a Grado, ma come peraltro sono certo accadrà anche a Gorizia, anche a Monfalcone, nuovamente a Cormons. Il centrodestra vince, ma per un motivo molto, mi creda, semplice, banale: non esistono bacchette magiche, significa lavorare tanto, con tanta competenza, senza improvvisazione, con tanto cuore, perciò con tanta passione. Abbiamo tanti progetti che sono già stati finanziati, progetti, cioè opere che sono già state progettate, oltre alla capitale europea della cultura. Ecco perché io dico che i prossimi 5 anni saranno, io credo, i 5 anni più importanti della nostra città negli ultimi 20 anni e per i prossimi 20 anni. E se il centrodestra si presenta compatto a sostegno del sindaco uscente, il centrosinistra goriziano pare lontano da questa condizione. Il Partito Democratico ha indicato l'ex senatrice Laura Fasiolo come propria candidata alle prossime elezioni comunali. È la risorsa migliore, sottolinea il PD, per competenze, esperienza politica, legame con la città e passione. Cade dunque l'ipotesi Silvano Gaggioli, la discesa in campo
dell'avvocato, avrebbe dovuto ricompattare le diverse anime del centro-sinistra e le civiche, che adesso dovranno decidere come muoversi. Potrebbero uscire dunque altri nomi, altri candidati. Il Movimento 5 Stelle al momento non ha ancora espresso un proprio candidato, che andranno ad aggiungersi a quelli già noti di Franco Zotti per Legalizziamo Gorizia, Angelo Lippi, Ancora Italia, e Pierpaolo Martina della lista di Centro Insieme. Anche questa volta si profila dunque una corsa affollata per la carica di sindaco di Gorizia. Ricordiamo che nella scorsa tornata elettorale al primo turno si erano presentati 10 candidati sindaco. Il mondo del lavoro, con gli ultimi dati sull'occupazione che nel 2021 ha recuperato ma non è ancora ritornata ai livelli pre-Covid. C'è stato un aumento importante nel quarto trimestre dell'anno. Sentiamo il servizio. L'occupazione recupera nel 2021 con 169.000 lavoratori in più dell'anno precedente, ma all'appello rispetto al 2019, prima dell'emergenza epidemiologica, mancano 555.000 posti. Nella media del 2020, anno dell'inizio della pandemia da Covid-19, stima l'Istat, si erano persi 724.000 occupati e nel 2021, soprattutto grazie allo sprint degli ultimi due trimestri, il divario si è ridotto. Nel quarto trimestre si sono registrati 80.000 occupati in più del trimestre precedente e 571.000 in più del quarto trimestre 2020, limitando la perdita rispetto allo stesso periodo del 2019 a 205.000 unità. Ha sofferto soprattutto il lavoro indipendente, con 338.000 posti persi rispetto al 2019, mentre i dipendenti sono diminuiti di 218.000 unità. Tra questi sono stati persi anche 96.000 occupati a tempo indeterminato e 122.000 a termine. I divari di genere si riducono e tornano ai livelli pre-pandemia, a seguito di un aumento più marcato tra le donne di occupazione e disoccupazione e una diminuzione più forte dell'inattività. E adesso gli spettacoli. Andiamo a Pordenone, dove ieri sera si è concluso il festival Dedica a Mattia Senard con il concerto dell'artista tunisino Dafer Youssef, oggi considerato fra i massimi rappresentanti del world jazz e della scena musicale internazionale. Il concerto si è tenuto appunto a Pordenone, un'edizione, quella di Dedica, del Festival Dedica, la 28esima, che attraverso 13 appuntamenti ha condotto il pubblico in un itinerario lungo tutta l'opera dello scrittore francese Mathias Enard. Sul palco della Sala Capitol, sold out, insieme alla sua band, Dafer Youssef ha condotto il folto pubblico in un ipnotico viaggio musicale sulle note del suo ultimo lavoro, Sounds of Mirrors, emozioni che vibrano grazie alla sua voce e sulle corde del Laudi, il liuto arabo dal quale Youssef trae composizioni improntate alla tradizione araba, ma aperta alle più disparate contaminazioni tra Oriente e Occidente. Mondi diversi e distanti che attraverso una dialettica costruttiva si rincorrono e si intrecciano, come in alcuni dei romanzi di Enard, che si è congedato dal festival dichiarando che dopo l'intensa settimana a Pordenone e in regione sta anche pensando di dedicare un capitolo non previsto al Friuli Venezia Giulia nel saggio sui confini a cui sta lavorando. E adesso lo sport. Cominciamo con il calcio, con l'Udinese che tra poche ore alle 18 affronterà alla Dacia Arena la Roma, una gara importante per i bianconeri che arrivano da un'ottima prestazione contro la Sampdoria, ma che si troveranno di fronte una squadra in crescita che non subisce gol da 3 partite. Mancherà Wallace per squalifica e mister Cioffi ieri non ha sciolto i dubbi su chi sarà il sostituto a centrocampo tra Yayalo e Arslan. Sentiamo allora le parole del mister. Mister, contro la Samp una bella vittoria, una grande prestazione che hanno migliorato di tanto la classifica. Questo vi mette, se vogliamo, ancora di più nelle condizioni ideali anche in termini di entusiasmo per affrontare una grande squadra come la Roma? È stato indubbiamente
un colpo di pedale importante, ma sappiamo che la salita è molto lunga, che gli inseguitori sono vicini, come è vicino il traguardo, e quindi ci concentriamo sull'oggi. Sono tre partite che non concedono gol, sono migliorati tantissimo nella fase di possesso, ovviamente a eccezione dell'ultima partita che non credo faccia testo. Si parla di un top club con campioni fatti o quasi fatti, cioè nel senso che il livello è altissimo, quindi non credo sia il focus vada posto sulle rotazioni. Più che altro va messo su una squadra che si è saputa sporcare, che ha adattato e ha saputo soffrire, si è adattata e ha saputo soffrire in base all'avversario, e questo penso che sia una chiave della partita, perché se te hai giocatori di livello che si sanno adattare, cominci a avere davanti una grande squadra che ci troverà pronti. Wally è un giocatore importantissimo per noi, e verrà sostituito da un altro giocatore importantissimo, che tu hai menzionato, Iaialo e Tolgai. In base alla partita decideremo quale dei due ha la caratteristica adatte per combattere la Roma. Ma ti dico solo che c'ho anche una guerra in famiglia, perché mio fratello viene a vedere la partita solo per vedere Mourinho, per vedermi dare la mano a lui. Ora, quindi ci gioca contro anche. Comunque, al di là scherzi a parte, sarà sicuramente un momento importante e gratificante. È un allenatore che non nego di aver studiato, un personaggio affascinante che è tra gli allenatori più vincenti al mondo. Sarà ancora un motivo in più per i ragazzi o per noi in generale di fare una grande partita. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica i risultati delle partite che si sono giocate ieri e anche le altre gare in programma oggi. Salernitana-Sassuolo è finita 2-2, lo Spezia ha battuto il Cagliari per 2-0, la Sampdoria ha perso in casa, battuta dalla Juventus per 3-1, e poi nel posticipo di ieri sera il Milan ha vinto contro l'Empoli per 1-0. Alle 12.30 in campo Fiorentina-Bologna, alle 15 Verona-Napoli, alle 18 assieme all'Udinese giocheranno anche Atalanta e Genoa. Torino-Inter sarà il posticipo di questa sera, Lazio-Venezia invece giocheranno domani. Cambiamo categoria, scendiamo in Serie B e parliamo del Pordenone, pareggio beffa per i neroverdi che sprecano un'altra chance per inseguire il sogno salvezza. In vantaggio di un gol il Pordenone è stato raggiunto sul finale di gara, è finita 1-1 a Lignano contro il Como. Vediamo. Finisce 1-1 tra Pordenone e Como con i ramarri che sprecano un'altra ghiottissima occasione per provare ad accorciare e inseguire il miracoloso sogno salvezza. Il Pordenone comincia bene e infatti va subito in vantaggio. Cambiaghi prende palla sulla tre quarti, avanza, fa tutto da solo, ma lo fa benissimo perché incrocia col mancino senza lasciare scampo al portiere del Como e porta in vantaggio al minuto 16 il Pordenone. Gran gol del prodotto atalantino, con il Como che però non ci sta e un minuto dopo prova a pareggiare. Tiro però alto da parte di Cagnano. Ancora Pordenone, scambio ottimo tra Cambiaghi e Secli, il classe 2002 riappoggia all'indietro e il fantasista del Pordenone calcia, trovando la risposta dell'estremo difensore Comasco. Risponde ancora la squadra lombarda che ci prova poi con Parigini da fuori sugli sviluppi di un calcio di punizione. Palla fuori non di molto, ma è ancora la squadra friulana a rendersi pericolosa sulla punizione calciata da Vokic. Butic cerca di deviare, palla larga, poi è il Como a flirtare col pareggio. Prima Perisan salva in maniera clamorosa su un colpo di testa di Gabrielloni e poi prende il palo incredibile Solini
con la squadra di Tedino che si salva. Vokic ci prova poi su punizione, ma Fachin controlla senza neanche tuffarsi. Si resta sull'1-0, 1-0 che sembra quasi ormai certo quando il Como resta in 10, perché Yannou fa una doppia sciocchezza. Prima commette un brutto fallo e viene ammonito, rischiando poi anche con le proteste, e pochi istanti dopo gomito largo, gomito sul volto, non ha dubbi l'arbitro, estrae il secondo giallo e quindi espulsione per il numero 44, che era tra l'altro entrato anche nel corso della ripresa, e quindi Como in 10, ma Como che trova incredibilmente il pareggio. Tiro dai 30 metri, Perisan respinge, il più lesto di tutti però sulla ribattuta è Gabrielloni che fa 1-1, beffa incredibile per il Pordenone, fotografia dell'intera stagione dei Ramarri, finisce quindi così allo stadio Teghi, è 1-1 tra Pordenone e Como. Decisamente un buon momento invece per la pallacanestro Udine, che battuta Ravenna 88-69, giocherà questa sera la finale di Coppa Italia contro Cantù, palla 2 alle 19. Andiamo a sentire le parole di coach Boniccioli al termine della gara di ieri. Allora, quando mi sono incontrato con il presidente Pedone l'estate scorsa in un momento di difficoltà della società, abbiamo deciso, innanzitutto il presidente e io, ho cercato di adeguarmi alla sua decisione, di fare un salto di qualità rispetto alle eccellenti gestioni precedenti. Nelle eccellenti gestioni precedenti si festeggiava l'ingresso nei play-off, si festeggiava il passaggio del primo turno. Abbiamo deciso di provare assieme ai giocatori, assieme al consiglio di amministrazione, assieme ai fisioterapisti, assieme a tutto l'ambiente, assieme alla città, di fare un salto di qualità. Io credo che il salto di qualità sia attestato dalla terza finale consecutiva in un anno e mezzo, finale di Coppa Italia con Napoli, finale promozione con Napoli e finale di nuovo di Coppa Italia, non so con chi, fra qualche ora lo saprò. Adesso è chiaro che io mi aspetto da me stesso innanzitutto e dalla squadra la capacità di fare ancora un passo in avanti. Siamo in un paese dove i finalisti perdenti vengono considerati perdenti, appunto, e non come medaglie d'argento. Di solito parlano di quelli che perdono, quelli che le finali le guardano alla televisione. Però adesso bisogna fare il passo in più, cioè giocare contro una grandissima squadra attrezzata come noi, come Scafati o Cantù, e avere quel passo in più in termini di determinazione, di cattiveria, di grinta, per recuperare una palla vagante, per prendere un rimbalzo, per rubare un pallone, perché non saranno di sicuro le spaziature a decidere la finale di domani. Grazie. Appuntamento dunque questa sera alle 19. Noi siamo in chiusura di questa edizione del nostro TG. Allora, prima di salutarci, vi ricordo come sempre gli appuntamenti principali del pomeriggio sul nostro canale. Alle 14 il documentario Viaggi, alle 15 spazio al calcio giovanile con la partita dell'Under 17 di Udinese e Pordenone. Alle 17 saremo live con Studio e Stadio per seguire la gara tra Udinese e Roma nell'intervallo della partita, all'edizione flash del nostro TG, e poi in prima serata, come ogni domenica, l'altra domenica, per continuare a parlare di Udinese, di questa giornata di Serie A. E ci salutiamo con le immagini di un flash mob che ha coinvolto violinisti di tutto il mondo impegnati a suonare contro la guerra. Il primo è stato Ilya Bondarenko in un rifugio sotterraneo di Kiev. Le note sono quelle di una canzone popolare ucraina. A lui si sono aggiunti quasi un centinaio di musicisti da tutto il mondo. Vediamo le immagini, poi il meteo e la sigla. Buon pomeriggio a tutti.
Un saluto agli amici di Udinese TV e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. La settimana si chiude all'insegna della stabilità sul Friuli Venezia Giulia. Ci attende infatti una domenica di bel tempo con ampi spazi di sereno in un contesto asciutto. Temperature massime che toccheranno gli 11-12 gradi su tutta la regione. Vediamo più nel dettaglio la situazione sulle province di Pordenone e Udine. Beh, poco da segnalare. Altra giornata all'insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno in un contesto asciutto. Temperature minime ancora prossime al di sotto dello zero associate a gelate tra notte e mattino, massime fino agli 11-12 gradi su entrambi i territori. Situazione analoga sulle province di Gorizia e Trieste, con sole protagonista durante tutta la giornata. Temperature che a Gorizia potranno scendere anche al di sotto dello zero nella notte, massime anche qui fino agli 11-12 gradi. Per restare aggiornati, scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.